Buongiorno, buon giovedì 22 settembre, bentrovati a Mattino 6, la nostra rassegna stampa quotidiana inizia subito dai giornali regionali, andiamo a vedere l'apertura del centro, questa è l'edizione di Pescara, SNAV lascia Pescara, porto alle corde, viaggiatori dimezzati e fondali bassi, stop ai collegamenti con la Croazia. Dunque questa è la notizia scelta per aprire il giornale, la prima pagina dell'edizione di Pescara del centro. Nel taglio alto, blitz di polizia e finanza, villa stile Hollywood ma nulla tenenti, scatta il maxi sequestro. Ieri poi c'è stata la conferenza stampa della polizia all'Aquila che ha spiegato i dettagli di questa operazione, un sequestro di beni mobili ed immobili per circa 1 milione di euro. E poi ancora la perizia, Luca Varani ucciso dopo 2 ore di sevizie, questo invece per quanto riguarda le notizie che arrivano dalla capitale. E poi di spalla all'interno del giornale, Ryanair da Pescara, voli per Cracovia e Copenaghen, ma basta Parigi. Il piano per il 2017, le nuove rotte dal 1 aprile dell'aeroporto d'Abruzzo, d'Alfonso, aperti i nuovi mercati, le associazioni dicono subito al lavoro. Sulla via Vestina in Montesilvano investe e ferisce una ragazzina, poi fugge in moto, in penne, nuovo piano industriale, sfida la ICO ad Alanno, un polo cartaio. E poi sotto la fotonotizia, rissa tra cugini per gelosia, lite in strada, i carabinieri arrestano 4 giovani e c'è anche un ferito. A centropagina, come detto, la fotografia riguarda la partita di ieri sera fra Pescara e Torino, peccato Pescara, solo un punto contro il Torino ridotto in 9. Ieri è finita 0-0 all'Adriatico Cornacchia, un pareggio dal sapore amaro nella didascalia. D'altronde, se non riesci a battere un avversario che chiude la partita in 9 uomini, non può essere diversamente. Ai biancazzurri è mancata la capacità di andare in gol contro un Torino che si è difeso bene ma che comunque ha barcollato sotto gli assalti della squadra di Oddo. Nello spazio dedicato alle idee, il romanzo della legge elettorale. Infatti in queste ore si discute ancora dell'Italicum. Nel taglio basso, il Buongiorno Abruzzo firmato da Lorenzo Colantonio, Ferilli e la bellezza sul set di Maccio Capatonda. La grande bellezza sceglie l'Abruzzo, lei è Sabrina Ferilli, lui è Maccio Capatonda, che ha incassato 4 milioni di euro con il suo primo film italiano medio per la seconda pellicola dell'attore regista teatino. L'attrice è stata scelta l'attrice simbolo della bellezza italiana. Il film sarà girato in Abruzzo tra Chieti e Corvara. La Ferilli dovrebbe arrivare in un giorno a sorpresa dopo il 26 di settembre e il film si chiamerà Omicidio all'italiana. Una presa in giro del circo mediatico che si scatena ogni volta che c'è un omicidio. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano del centro, cambiamo edizione provinciale, questa è la prima di Chieti Lanciano Vasto. Operaio cade dal tetto della scuola e l'apertura, San Salvo grave dopo un volo di 3 metri di altezza, ricoverato a Pescara. E poi a centropagina, evacuati gli uffici comunali in centro a Lanciano, allarme bomba, erano solo 4 pezzi di carta, per fortuna aggiungiamo noi, 4 pacchetti sospetti simili a bombe carta appoggiati sul cornicione che divide gli uffici delle politiche sociali della sede, dalla sede del PD, e scatta l'allarme bomba a largo Tappia, dopo 4 ore e le analisi degli artificieri arrivati da Chieti, tutto si rivela un falso allarme, erano semplici involucri di carta. Sotto la fotonotizia, le cozze contro i trabocchi, San Vito, no dei pescatori all'allevamento sulla costa più bella. All'interno del giornale ritroviamo ovviamente la notizia della Ryanair con i nuovi voli per Cracovia e Copenaghen, e poi lavori da 10 milioni nelle cronache di Chieti, Bellia dal calcio all'affare rifiuti in Marocco, e in Ortona il parroco carismatico, addio Don Danilo, 6 paesi oggi ai funerali.
Andiamo avanti con sempre sulle pagine del centro, questa è l'edizione di Teramo, la magia nera per farle prostituire, arrestati un uomo di Alba e la compagna sfruttavano donne nigeriane, questa è la notizia con la quale viene aperta la pagina di Teramo del centro. La fotonotizia a centropagina, prime nozze gay a Teramo tra uno stilista e un imprenditore, si amano da 20 anni, si tratta dello stilista teramano Filippo Flocco e dell'imprenditore adriano Carmine Pavone, sono legati da 20 anni e ora grazie alla legge Cirinna possono coronare il loro amore. L'8 ottobre saranno uniti civilmente ad Atri dal sindaco Gabriele Astolfi. Sotto la fotonotizia da Alba, delitto, condanna annullata, omicidio in centro, la Cassazione fa rifare il processo. All'interno del giornale, a Collevecchio, nelle cronache di Teramo, un edificio della Curia rischia il crollo, in Roseto, comune in rosso, tasse non riscosse per 16 milioni di euro. Andiamo a vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, la pagina di L'Aquila, Vezzano, Sulmona, ville e auto di lusso ma reddito zero, è la notizia che abbiamo visto anche in precedenza, blitz di polizia e finanza, scatta il maxi sequestro ai Casa Monica d'Abruzzo, vedete la fotografia dell'interno della villa sequestrata, davvero sfarzo e lusso per questa famiglia di etnia Rom. Possedevano appartamenti, macchine, ville lussuose a San Pelino e in via Europa e diversi conti correnti, beni per 1.200.000 euro, sulla carta però erano nullatenenti, sequestrato il patrimonio dei Rom di Silvio. Nelle cronache, in L'Aquila, calcio di Serie D, stadio senza agibilità, ci pensa il sindaco. Oggi il primo cittadino dell'Aquila, Cialente, firma l'ordinanza che permetterà di nuovo allo stadio Gran Sasso d'Italia di ospitare la partita dei rossoblù. In Avezzano Marsica, l'avvertenza Vesuvius caccia l'acquirente del salvataggio. E poi in Sulmona, il piano della Cogesa. Rifiuti esteso il porta a porta in tutta Sulmona. Sotto la fotonotizia, picchia la compagna invalida, L'Aquila arrestato, ha minacciato di fare male anche ai figli, che tra l'altro erano minorenni. E poi nel taglio altro, Roma 2024 non si farà, Raggi dice no alle Olimpiadi, il sindaco fa infuriare il presidente del CONI Malagò, che fa saltare l'incontro. Il sindaco ha fatto aspettare la delegazione che doveva incontrarla per decidere sulle Olimpiadi per 40 minuti e la stessa delegazione ha deciso così di abbandonare, disertare l'incontro. Andiamo avanti sul Messaggero, questa è la prima pagina dell'inserto Abruzzo, villa stile Gomorra ad Avezzano, maxi sequestro di immobili alle famiglie di Silvio e Morelli, parenti dei Casamonica, sigilli di polizia e guardia di finanza a un patrimonio di oltre 1.200.000 euro. E poi L'Aquila, effetto terremoto, zone rosse, furti a raffica nelle case. La piaga dei furti notturni ai danni di abitazioni e negozi si allarga dall'Aquila ai paesi vicini, a farne le spese stavolta due villette di Poggio Picenze. A centropagina, caso ambientale per i fanghi del porto turistico Pescara, due noti professionisti a giudizio insieme ai rappresentanti dell'impresa, pur di risparmiare tempo e denaro, avrebbero illecitamente smaltito oltre 36.000 tonnellate di materiale di dragaggio, in parte utilizzato per il ripascimento dello stabilimento balneare Le Canarie, ben 625 metri tra la foce del Fosso Vallelunga e il piazzale Le Laudi. Il GUP dell'Aquila, Gwendalina Buccella, ha rinviato a giudizio 4 persone. E poi la Serie A, il Pescara non batte il Toro, ridotto in 9, palo di Memusciai anche dei Granata con Belotti, allo stadio Adriatico finisce senza gol, i ragazzi di Oddo non sanno sfruttare il doppio vantaggio numerico per le espulsioni di Acqua e di Vives.
Nel taglio basso, asse attrezzato, autovelox scatenato, ancora controlli a tappeto, ancora multa a raffica dopo la lunga scia di sangue con 6 incidenti mortali, 9 mesi e le tragedie sfiorate per le auto lanciate contromano come schegge impazzite. Sull'asse attrezzato Chieti-Pescara si continua a sfrecciare oltre i limiti di velocità, la conferma è arrivata dalle ultime verifiche della Polizia Stradale di Chieti. Andiamo adesso di spalla, segnali di crisi, Equitalia mette all'asta TV e paratacchi in vendita a Silvia anche bottiglie di vino abruzzese e tegole. Invece andiamo nel taglio alto sotto la testata, il personaggio da Ciampi al Papa, Pignatelli, l'uomo che sussurrava ai potenti, e poi Giulianova, sorpresa amara, non è potabile l'acqua del santuario, a Pescara, Copenaghen e Cracovia, le nuove rotte presentate dalla Ryanair. Andiamo adesso a vedere l'ultima prima pagina per quanto riguarda i quotidiani regionali della nostra rassegna, parliamo della Città, quotidiano della provincia di Teramo, titolo di apertura, diffida sul nuovo ponte del Vomano. La ditta ricorrente chiede l'assegnazione immediata dell'appalto, impossibile ogni accordo in provincia. E poi a centro pagina la prostituzione, sesso e riti voodoo, arrestato una coppia di aguzzini della bonifica. Nel taglio alto gli indagati restano il padre e la madre, infestata dai pidocchi, sentiti i servizi sociali. E poi la Lega Pro, 3 infortunati contro il Fano, emergenza Teramo, centrocampo a pezzi. Di spalla Giulianova, comitati civici, un altro flop per l'amministrazione, viabilità, strade distrutte, ecco 1,3 milioni per i lavoretti. E poi scuole insicure, il caso Teramo stasera in TV a Petrolio. Sotto la fotonotizia, ricorso al TAR sul depuratore di Alba, appalto bloccato in attesa di una rapida decisione dei giudici. E nel taglio basso, solidarietà, Geco fa il pieno alla scuola di Amatrice, e poi il saggio Schiavone rilancia l'enigma senza fine di Ponzio Pilato da Bisenti. Questo per quanto riguarda le prime regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale, andando a vedere i principali quotidiani italiani. Ovviamente la notizia del giorno per quanto riguarda ieri era la decisione sulla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, e dunque Raggi dice no all'Olimpiade. Il presidente del CONI dice era tutto scritto, danno erariale, Del Rio, il ministro delle infrastrutture, dice persa una opportunità. La Raggi si difende, l'evento del mattone, schiaffo a Malagò mentre lui aspetta, lei è a pranzo in una trattoria. E poi per quanto riguarda i commenti su, su questa notizia, c'è l'editoriale di Sergio Rizzo, il paradosso della scelta sui giochi, due errori del Movimento 5 Stelle. Vedremo che insomma, le posizioni dei giornali italiani su questo argomento sono quasi tutte contro la decisione del Movimento 5 Stelle, fatto salvo Fatto Quotidiano, che poi vedremo con l'editoriale di Marco Travaglio appoggiare proprio la scelta dei 5 Stelle. Cambiamo argomento perché sul Corriere della Sera troviamo la lettera del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, ecco la verità su Italia, la spesa e le misure per la crescita. Dunque c'è anche questa lettera per quanto riguarda il Ministro dell'Economia e ovviamente i temi economici. A centropagina poi il reportage nella capitale, dopo le botte per una sigaretta, chi ruba e chi picchia, il metrò della paura, e questa è l'inchiesta del Corriere della Sera. Andiamo avanti sulla Repubblica, no alle Olimpiadi del mattone, Raggi cancella i giochi di Roma, la sindaca evita l'incontro con il CONI e va in trattoria, gelo con Malagò, dice falsità, così attacca il presidente del CONI. E poi per quanto riguarda la politica, la riforma costituzionale e soprattutto la riforma
della legge elettorale, sia la mozione sull'Italicum come la minoranza PD solo aria fritta. Sotto la fotografia del sindaco Raggi, piccoli comuni in tilt, troppi i migranti, e dunque tornano anche i temi dell'immigrazione, mentre di spalla spot razzista, Lorenzin caccia la dirigente del ministero per quanto riguarda lo spot sul Fertility Day. Andiamo sul Messaggero adesso. No ai giochi, schiaffo a Roma. La Raggi boccia la candidatura, dice, da irresponsabili, e non va all'incontro con il CONI. Malagò, demagogia, lo sport meritava più rispetto, ora chiederemo i danni erariali. E c'è l'articolo, l'editoriale di Virman Cusenza, sacrificio capitale, il futuro negato da un rifiuto ideologico. Questa è la posizione del quotidiano romano Il Messaggero. Continuiamo sempre su questo argomento, lo sgarbo del sindaco, il senso di Virginia per le istituzioni, il comitato aspetta, lei va al ristorante. Poi gli effetti per i romani, un danno da 5 miliardi, migliaia di posti di lavoro persi, in retroscena Renzi, eravamo più forti di Parigi e Los Angeles, non sanno governare, ovviamente riferito ai 5 Stelle. A centropagina nella fotonotizia, viaggio nella ricostruzione, un mese dal sisma, Amatrice da cumuli, macerie e vita. E poi l'economia e l'industria, industria innovativa, il governo in campo, piano da 23 miliardi. Nel progetto 4.0 del ministro Calenda, previsti finanziamenti e incentivi per la manifattura di nuova generazione. E poi c'è un articolo di Massimo Teodori, l'eredità di Barack Obama. Obama contro Putin per colpire Trump, si torna sul discorso all'ONU proprio fatto da Barack Obama, l'ultimo da presidente degli Stati Uniti. E poi nel taglio basso l'autopsia, delitto Varani, 100 pugnalate e ore di tortura. Abbiamo visto questo, abbiamo visto questa notizia anche sul quotidiano Il Centro, colpito per 100 volte con un martello e con almeno 2 coltelli. In base ai risultati dell'autopsia, l'agonia di Luca Varani sarebbe durata circa 2 ore, un lasso di tempo lunghissimo durante il quale Manuel Foffo e Marco Prato, i due accusati dalla procura di omicidio volontario, si sarebbero accaniti sul corpo. Questi i risultati dell'autopsia. Andiamo avanti sul quotidiano Il Tempo adesso. Fine dei giochi con questo faccia a faccia tra il sindaco Raggi e il presidente del CONI Malagò. Il sindaco boccia la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 e scontro con Malagò. Dalla fiaccola al cerino in mano è l'articolo di Gianmarco Chiocci. E poi la perdita di tempo, la farsa del faccia a faccia. Queste le spiegazioni. Ha avuto un contrattempo e un po' di ritardo. Mi dispiace che il presidente del CONI abbia deciso di andare via proprio mentre io entravo in Campidoglio. E per quanto riguarda Malagò, ha detto, ho chiesto 3 volte della sindaca, mi dicevano sempre che stava per arrivare, dopo 40 minuti di attesa sono andato via. La Stampa, Raggi CONI, la guerra dei giochi, Grillo applaude la mossa della sindaca che convoca Malagò e non si presenta, esultano le città rivali e la rabbia degli atleti italiani. No alle Olimpiadi del mattone, dice la Raggi, vedremo se sarà così, vedremo se sarà così, chiederemo i danni, questo per quanto riguarda il CONI. E poi le banche risolvano i loro problemi, sia i fondi pubblici per salvare il Monte dei Paschi, parla Andrea Enya, presidente dell'autorità bancaria europea. Il Sole 24 Ore, per restare proprio ai temi economici, Industria 4.0, piano da 13 miliardi, Renzi e Calenda presentano gli incentivi fiscali per attivare 10 miliardi di investimenti privati aggiuntivi. Queste le mosse del governo per spingere l'economia. E poi ancora per quanto riguarda soprattutto le borse, la Fed, la Federal Reserve apre ad una stretta sui tassi entro l'anno, Wall Street in rialzo dell'1,11%, i bancari trainano Piazza Affari più 0,88%, tra l'altro la Banca Centrale Americana ha tracciato insomma un po' il percorso che faranno i tassi
di interesse nei prossimi anni, con aumenti di 25 punti base previsti gradualmente. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Morti sul lavoro, prescrizione sicura garantisce il PD. Processi, idem si piegano al ricatto di Alfano, questo è il titolo di apertura. Poi ovviamente il focus sulle Olimpiadi, e niente Olimpiadi se le conosci, le eviti e risparmi miliardi. Come vi ho annunciato prima, Marco Travaglio dalle colonne del Fatto Quotidiano prende le difese dei 5 Stelle, uno dei pochi a farlo in questa giornata che segue il no alle Olimpiadi. Conti alla mano, scrive Travaglio, le vince sempre chi non se le aggiudica le Olimpiadi. Dunque si può dire senza tema di smentita che ieri Roma, rinunciandovi, ha vinto le Olimpiadi del 2024. Bene ha fatto Virginia Raggi a tener fede alla parola data agli elettori e ad annullare la candidatura di Roma. Dunque questa è la posizione del Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda la politica, stratagemmi, bluff renziano, per l'Italicum bis la mozione c'è, ma è una finta. E poi a centropagina, Fertility Day, Neri però no, Lorenzin a mia insaputa. Nuova campagna, ennesima gaffe, che razza di ministro. E dunque c'è l'attacco anche al ministro della Sanità. Andiamo sul Manifesto. Coni gelato, ovviamente un gioco di parole come sempre sul Manifesto. Dire sì alle Olimpiadi a Roma sarebbe dai responsabili. La sindaca Virginia Raggi, forte della sua elezione sulla linea contraria ai giochi, dice no ai 5 cerchi per l'immenso debito della capitale. Dura reazione del Coni in sintonia con il PD, che ai tempi di Monti applaudì al gran rifiuto dell'evento sportivo. Andiamo sul Libero. Politici fuori di testa, qui crolla tutto e ancora discutono di legge elettorale. Non si sa neppure se avremo il Senato, e in Parlamento si scannano per spartirsi i seggi, e il PIL fermo, chi se ne frega. Così il giornale del direttore Vittorio Feltri. E poi dove va? Sono guai che pasticciona la presidenta. Tarocca il sondaggio e sostiene che gli italiani sono pazzi per l'Europa, ma la realtà è che forse non l'ha capito. E dunque questo è l'attacco frontale al presidente della Camera Boldrini. E poi a centropagina, addio alle Olimpiadi a Roma, la Raggi ne azzecca una. Finalmente una cosa da grillina, pensa la gente, e delude i palazzinari. E quindi anche Libero si schiera a favore della decisione dei 5 Stelle. Il Mattino, Olimpiadi, schiaffo della Raggi, ufficializzato il no, il sindaco diserta l'incontro programmato con il CONI, il Campidoglio, i cittadini non le vogliono, Malagò, Virginia dice delle falsità, chiederemo i danni. E poi il campionato di Serie A in primo piano con il Napoli, dice il Mattino, derubato, poi Reina lo salva nella partita finita 0-0 con il Genoa. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, la Raggi non sta ai giochi, sarebbe dai responsabili dire sì a Roma 2024, l'ira di Malagò, un danno erariale, la mozione sull'Italicum intanto spacca il PD, la minoranza non vota. Dunque questo il titolo riassuntivo di quanto accaduto ieri. E c'è l'inchiesta sull'incidente ferroviario sulla Andrea Corato, treni, adesso si indaga su altri 2 o 3 incidenti. Sicurezza, indagini della Procura di Trani, ferrotranviaria, legge sempre rispettata. E dunque queste le novità dall'inchiesta. Il Secolo XIX, il quotidiano genovese, Raggi chiude l'ultima porta alle Olimpiadi, è il titolo di apertura. E poi a centropagina la partita dello stadio Marassi, Genova un soffio dal colpaccio, e poi a Bologna terzo KO in fila, allarme Samp. Questo per quanto riguarda le squadre genovesi. Il Gazzettino, la Raggi affonda le Olimpiadi, questa è l'apertura. No a Roma, dai responsabili candidare la città, Malagò, demagogia, lo sport meritava più rispetto.
Questo per quanto riguarda i quotidiani nazionali. Adesso andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani, iniziando dalla Gazzetta dello Sport, ovviamente il turno infrasettimanale di A in primo piano. Allegri torna in testa ed è ancora Maurizio Show, Juve regina, Icardi un re. Questo il riassunto della giornata di campionato di ieri. E poi nel taglio alto lo stop a Roma 2024 con il no del sindaco Raggi. Di spalla Totti titolare, poker di Spalletti, Napoli fermato da un bel Genoa. E poi i due gol di Balotelli che portano il Nizza in testa alla classifica. Andiamo sul Corriere dello Sport. La Juve è tornata, travolto il Cagliari, bianconeri di nuovo al comando, 4-0 sulla squadra isolana. E poi il Napoli a secco, Inter altra vittoria, Icardi il re dei gol. E nel taglio alto il no della Raggi ai giochi. Tutto Sport con Higuain, Juve prima, Cagliari travolto, Napoli stop a Genoa, Gonzalo in campo, cambia la musica, segno anche con anche Rugani e Dani Alves, nel finale l'autogol di Cepitelli. E poi su Tutto Sport troviamo anche la partita dell'Adriatico, resiste in 9, Toro grande, Toro di eroi, il Pescara che non è riuscito a far sua la partita nonostante il vantaggio numerico. Adesso andiamo come sempre ad ascoltare le previsioni meteorologiche con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il meteo delle prossime ore a te. Finalmente un tempo in miglioramento Alfredo, perché la perturbazione che fino a ieri sera ha favorito rovesci anche di una certa consistenza sulla nostra regione, pian piano tende ad abbandonare la nostra penisola, anche se nelle prossime ore al mattino saranno presenti ancora degli annuvolamenti, soprattutto sul settore orientale della nostra regione, con possibili residui e precipitazioni tra il Pescarese e il Chietino, in particolar modo nel Vastese. Una situazione che tenderà gradualmente a migliorare nel corso della mattinata con ampie schiarite, mentre nel corso del pomeriggio potrebbero formarsi consueti annuvolamenti pomeridiani, soprattutto sulle zone interne montuose, con possibili precipitazioni sulla Marsica, nell'Aquilano e sull'Alto Sangro, ma la situazione poi tenderà ulteriormente a migliorare in serata e in nottata, e ancor più nella giornata di venerdì, quando inizialmente splenderà il sole un po' su tutto il territorio regionale, ma anche nella giornata di venerdì saranno possibili degli annuvolamenti nel corso della giornata, annuvolamenti che non dovrebbero produrre fenomeni, mentre da monitorare un graduale ma temporaneo aumento dell'instabilità nella giornata di sabato, quindi ci sarà spazio probabilmente, dopo condizioni iniziali di cielo sereno poco nuvoloso, ci sarà spazio a degli addensamenti probabilmente sulle zone montuose, con possibilità di precipitazioni in estensione verso le zone piemontane e localmente sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. Dovrebbe andare meglio invece nella giornata di domenica, con un tempo in ulteriore miglioramento, qualche annuvolamento localmente lungo la fascia costiera e temperature in lenta ripresa. Una situazione questa che poi però sarà destinata ancora a cambiare per alcuni disturbi tra virgolette favoriti dall'arrivo di corpi nuvolosi di origine atlantica tra lunedì e martedì, ma per questa situazione poi ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti Alfredo. Sì, grazie Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina. Continuiamo a vedere il sito di Abruzzo Meteo, così diamo i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteorologiche nella nostra regione. Grazie alla regia di Claudio Di Giacomo. Andiamo a vedere anche le pagine Facebook, la pagina di Abruzzo Meteo, eccola qui, e poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora Giovanni per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte per approfondire le notizie dalla nostra regione. Tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione. Ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero.
Notizia principale di ieri, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi voli della Ryanair che, come detto, lancia due nuove rotte dal 2017. Si vola a Copenaghen e a Cracovia, due volte a settimana per la capitale danese, la Polonia, 5 per Francoforte an. Prezzo medio 46 euro, ma c'è l'addio a Parigi. Mattoscio stima la presenza in regione della compagnia low cost in 750 posti di lavoro e un miliardo di ricaduta economica. Sempre su questo argomento c'è una inchiesta in ballo invece per quanto riguarda la Saga. Saga e D'Alfonso si dicono tranquilli. C'è stata una nuova acquisizione di documenti negli uffici dell'aeroporto d'Abruzzo e dunque prosegue questa inchiesta. Andiamo adesso a vedere sempre questa notizia invece sul quotidiano Il Centro. Il piano voli di Ryanair, aeroporto, due rotte in cambio di Parigi, Cracovia e Copenaghen dal 1 aprile, D'Alfonso aperti nuovi mercati, le associazioni dicono mettiamoci subito a lavoro. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Francesca Romana Testi. Nuove rotte per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Come annunciato qualche mese fa, la regione è riuscita a vincere la partita più difficile, quella di evitare la dipartita del colosso del low cost. Per farlo è stato necessario un dietrofront del governo che il 1 gennaio scorso aveva posto una tassa aggiuntiva a favore di Alitalia. E proprio il direttore commerciale di Ryanair esprime il suo ringraziamento all'operato del governatore D'Alfonso. La regione Abruzzo deve un grande grazie al presidente D'Alfonso per l'impegno che si è preso nel portare avanti l'iniziativa per la rimozione della tassa. E grazie alle iniziative prese dal primo ministro Renzi e dal ministro dei trasporti Delrio si aprono degli importanti scenari anche per l'aeroporto di Pescara, in quanto grazie alle nuove linee guida aeroportuali l'aeroporto di Pescara sarà in grado di competere al pari livello con aeroporti come Milano e Roma. Non sono mai stati interrotti i rapporti professionali tra la nostra società di gestione aeroportuale e un partner così importante per il nostro aeroporto. Naturalmente le condizioni di contesto erano diventate molto complicate, come sappiamo, in virtù dell'incremento delle addizionali comunali realizzate dal governo, ma questa condizione è stata rimossa con saggezza dal governo Renzi nelle settimane precedenti. Due nuove rotte a partire dal prossimo 1 aprile, due nuove destinazioni che, spiega Ryanair, vanno a colmare un vuoto nelle tratte toccate fino ad oggi. Copenaghen e Cracovia inaugurano il Nord Europa. È importante sottolineare anche che le due nuove rotte che andiamo ad annunciare oggi sono verso due nuovi mercati, la Danimarca e la Scandinavia e la Polonia, quindi l'est europeo. E noi contiamo di continuare in questi nuovi mercati, quindi con Scandinavia e est europeo, per il beneficio della regione Abruzzo. Sempre per quanto riguarda l'aeroporto, 9 giorni di lavori, stop a novembre, occhio ai biglietti ufficiali. L'aeroporto d'Abruzzo chiuderà il traffico aereo di qualsiasi tipo dal 15 al 24 di novembre a causa dei lavori di rifacimento dell'unica pista di volo e degli impianti elettrici. Di qui la domanda: che cosa devono fare i passeggeri che hanno acquistato un biglietto aereo o prenotato un volo in quelle date? Il presidente Mattoscio ha chiamato in causa i vettori, e cioè le compagnie aeree. Per quanto riguarda Ryanair, la società irlandese sostiene che i passeggeri in questione è stata notificata una mail nella quale si dà la possibilità di scegliere o di riavere i soldi indietro oppure di spostare il volo in un'altra data. Andiamo avanti. Iniziativa dei sindacati, Union Camere, futuro incerto, lettera ai parlamentari e poi il rapporto di cittadinanza attiva, scuole, 1 su 10 è lesionata. I piani di emergenza sono stati redatti solo dal 27% degli istituti. E per quanto riguarda il sisma, 1 milione è raccolta a fondi per quanto riguarda gli aiuti per il terremoto, e poi cercansi alberghi per sfollati. La regione Abruzzo ha emanato un bando a questo proposito.
Andiamo adesso sulle pagine di Pescara per parlare di un'altra infrastruttura importante, il porto, il declino dello scalo, passeggeri dimezzati per la Croazia, crollo di presenze sui traghetti della SNAV che l'anno prossimo, scrive il centro, non effettuerà più i collegamenti da Pescara. Le cifre, sempre meno fondi e rotte adriatiche. Il contratto di 3 anni siglato dalla SNAV per garantire il collegamento tra le due sponde dell'Adriatico ha beneficiato di un contributo economico di 200.000 euro della Camera di Commercio, 100.000 nel 2014, 70.000 nel 2015 e 30.000 messi in bilancio per l'estate 2016. Con l'assottigliarsi dei fondi di pari passo nelle ultime estati sono calate anche le mete di approdo, si è passati così dal Croazia Jet, catamarano di 82 metri che trasportava fino a 780 passeggeri, 180 auto e 6 bus a Akvar e Spalato, a un mezzo più leggero in grado di ospitare soltanto persone. Prima del 2014 il porto è stato chiuso 3 anni a causa dell'inagibilità dei fondali. Nel 2011 il traghetto della SNAV è stato spostato ad Ortona. Nel 2012 e 2013 la compagnia marittima ha deciso di tagliare fuori l'Abruzzo, cosa che avverrà, stando a quello che scrive il centro, anche la prossima stagione. I problemi dei fondali bassi non si risolvono con misure tampone al via da ottobre, questo ancora scrive il quotidiano Il Centro. Andiamo avanti, rissa tra cugini per gelosia, 4 arresti e 1 ferito, calci, pugni e vestiti strappati per strada, alle 4 del mattino in via Sacco, i residenti chiamano i carabinieri, i protagonisti sono Rom tra i 17 e i 21 anni. E poi l'udienza sul dissesto dell'ACA, forestieri, non ho presentato richiesta di patteggiamento, così Candeloro Forestieri. Andiamo avanti. Non vede, non cammina e sorride solo per la Carrà. Appello alla Raffaella Nazionale per un bambino affetto da sindrome di Canavan. L'associazione Family Life cerca un gancio, il sogno è fargliela incontrare. È una malattia rara che provoca danni neurologici. E poi l'ok della Giunta, ecco le aree per realizzare il nuovo depuratore di Pescara. Ieri c'è stato un incontro ad hoc in regione. Viaggio nelle scuole adesso, l'offerta formativa, l'alberghiero punta sui pasticceri e guarda all'estero. La dirigente Alessandra Di Pietro illustra le proposte, le nuove collaborazioni avviate per questo anno scolastico. E poi tavolo tecnico della provincia, via dei Sabini, sopralluogo nell'ex palestra dell'istituto alberghiero. Invece domani, giornata del dono al liceo scientifico Da Vinci, sempre a Pescara. E poi i professori esiliati tornano a casa, lezioni iniziate, escono le graduatorie dei docenti con le nuove sedi in Abruzzo. Nel taglio basso alle mini olimpiadi di Cagliari anche baby tennisti pescaresi. La prossima pagina riguarda la cultura, notte in libreria aspettando il ritorno del maghetto, Harry Potter, la maledizione dell'erede, esce venerdì alla Feltrinelli, si aspetta la mezzanotte tra letture e magie. Nel taglio basso, frastuono per strada, Pescara è al 15° posto in Italia per il rumore da traffico che provoca anche danni alla salute. Andiamo sulla pagina di Montesilvano. L'albergo Paradiso chiuso da 12 anni, hotel della ASL nel degrado, non è colpa di Damario. La Corte dei Conti assolve l'ex direttore generale e l'ex dirigente d'Intino. I giudici non devono pagare 180.000 euro di danni, ma l'acquisto fu superficiale. E poi Cordoma, danni per le pubblicità, io ho dato le regole, dopo la citazione da 100.000 euro per l'ex sindaco di Montesilvano. Ieri c'è stata anche la cerimonia di intitolazione della scuola di Viadda, l'asilo dedicato al generale Giuseppe Dezio, ucciso dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, il 28 aprile del 1945. Sempre a Montesilvano, investe una ragazzina in moto e fugge, incidente in via Vestina, 13enne ferita, ha una gamba ricoverata, l'appello del padre, chi ha visto parli.
Nella pagina dell'area metropolitana della Bassa Val Pescara, rifiuti gettati in strada, in arrivo le fototrappole. A Francavilla il comune punta sulle telecamere per individuare e punire gli incivili. Il comandante dei vigili dice spesso l'immondizia è buttata dai residenti di paesi vicini. E poi progetto europeo a San Giovanni Tatino per quanto riguarda i giovani, ancora i misteri dell'antico Abruzzo domani in piazza a Cerratina. Andiamo anche sulla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, la ICO di Alanno punta a creare un polo cartaio, l'azienda subentrata alla Kimberly Clark pronta a rivedere il piano industriale, rassicurazioni sul mantenimento della pianta organica e sulle nuove produzioni. E poi Italia Popoli, Galli stoppa le promesse sull'ospedale, servono fatti. Centropagina, promossi 16 maestri degli abiti, Penne, finito il corso della Fondazione Formoda dedicato ai giovani talenti. A Nocciano il pianista Balzani si esibisce sabato al Castello, a Montebello fiaccolata per San Pio, domani è festa. Adesso andiamo sul Messaggero per vedere la pagina dell'Aquila, furti a raffica di notte, aspettiamo che ricarichi il quotidiano il Messaggero, c'è un refresh per quanto riguarda l'applicazione del Messaggero. Allora torniamo adesso sulla pagina dell'Aquila, furti a raffica di notte nelle case, emergenza anche nei paesi, due colpi a Poggio Picenze, i malviventi hanno derubato una famiglia che dormiva, nel mirino è finita anche l'abitazione di un ex amministratore comunale. E poi il post sisma, il commissario Errani, legalità, seguiremo il modello L'Aquila. E poi ancora festa dell'unità dedicata alla prevenzione sismica per quanto riguarda la politica. E poi ancora Amiternum spuntano i resti del monastero. Nel taglio basso, due medici e tre infermieri feriti da un paziente a psichiatria. E poi ancora botte alla moglie disabile, è stato arrestato un 44enne che ha anche minacciato di gettare il figlio di 5 anni dalla finestra. Passiamo alla pagina di Avezzano sul Mona, maxi sequestro nelle ville stile Gomorra. Dichiaravano reddito zero ma vivevano come a Versailles, pugno di ferro contro due famiglie parenti dei Casamonica, operazione di polizia e finanza, beni per 1,2 milioni finiti sotto sequestro verso la confisca, si sospetta che provengano da attività illecite. Andiamo a vedere il servizio di Germana D'Orazio. Sono ancora in corso le perquisizioni e le indagini che hanno portato al sequestro di 5 immobili del valore complessivo di 1.200.000 euro circa e di altri beni di valore a 6 componenti di una famiglia rom di Avezzano. L'operazione, coordinata dalla divisione anticrimine della Questura dell'Aquila, ha utilizzato gli uomini del commissariato e della compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, nonché gli agenti della Polizia Stradale dell'Aquila, del Nucleo di Prevenzione Crimine di Pescara, del Reparto Mobile di Roma, con l'ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca di armi, droga e monete. Dagli incroci delle banche dati è risultato che i componenti delle famiglie Rom si dichiaravano nulla tenenti al reddito zero, usufruendo così anche delle agevolazioni statali. In realtà le persone sono state trovate in possesso di auto di lusso, immobili e vari beni di valore. Certamente provento di attività illecita, in quanto il reddito dichiarato dai destinatari della misura è pari a zero, tant'è che erano forniti anche di esenzione ticket e quant'altro, però avendo comunque beni di lusso riteniamo molto probabile che siano provento di illecite attività, quindi immobili e mobili. Dalle indagini risulterebbero anche delle evidenze che legano le famiglie al clan de Casamonica. La divisione anticrimine della Questura sta indagando infatti i rapporti tra le macrocriminalità. Si tratta di una famiglia che in qualche modo è collegata con i Casamonica per via, insomma, un po' esterna, sono legati da, diciamo, convivenza, da rapporti di convivenza più che matrimoniali con i Casamonica, e l'origine è la stessa perché sono una comunità rom. E ci diceva appunto che hanno delle similitudini anche proprio nella struttura degli immobili.
Sì, la struttura degli immobili è molto lussuosa, in maniera abbastanza vistosa, e quindi dalle ville, dalle piscine, noi abbiamo ritenuto che ci fossero molti lati simili. Passiamo alle cronache di Chieti e provincia, sempre sul Messaggero, guardie mediche, deserto chietino, tutti concentrati nella provincia dell'assessore. I tagli decisi dalla regione a tutto vantaggio del territorio teramano. Mauro Febbo apre il caso politico, dopo gli ospedali ora tocca anche i servizi territoriali. Sei i punti soppressi, il consigliere di Forza Italia accusa il governatore ma anche Paolucci e altri membri della maggioranza. Poi tolleranza zero sull'asse attrezzato, una raffica di multe con l'autovelox, alta velocità e autocontromano, giro di vite della Polstrada, controlli a tappeto su tutte le arterie. I veleni dell'Università d'Annunzio, nessun abuso del vecchio archiviato, questa è la decisione del GIP del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis. E ancora Guardia di Finanza, feste attestati per San Matteo e poi lavori finiti al Tricalle, il ministro apre l'asilo, questa mattina ci sarà l'inaugurazione. La pagina di Lanciano va stortona, 4 assessorati evacuati per l'allarme bomba, la segnalazione di un dipendente fa scattare i controlli nell'ex consorzio di bonifica, mattinata di paura nel quartiere, contenitori esposti su un cornicione hanno fatto pensare a pericolosi ordigni, il timore di un atto intimidatorio. Poi rogo doloso a Casalbordino, night incendiato, si cerca il movente. E ancora San Salvo, operaio comunale ferito sul lavoro, è caduto lavorando su un soppalco, però non è in pericolo di vita. Le Ndrine dei Ferrazzo nel Vastese volevano sostituirsi al clan Cozzolino. Gian Giacomo commenta esterrefatto la sentenza del processo adriatico. Questa è la notizia che arriva da Vasto. Da Lanciano, abusi sessuali sulla paziente, l'infermiere passa ai domiciliari e poi soldi spariti delle multe, de iure offeso da Menicucci per quanto riguarda Ortona. Adesso andiamo sulla città per vedere anche qualche notizia dal teramano prima di passare allo sport, di approfondire il turno di Serie A che ieri ha visto impegnato il Pescara. Allora andiamo a recuperare le pagine interne della città. Ponte sul Vomano, diffidata la provincia. A lati di Eleuterio Di Sabatino chiede di riconvocare la commissione a giudicare subito l'appalto. Lo stallo: nel dicembre 2015 le prime due ditte classificate alla gara sono state escluse per un cavillo risolto di recente dal Consiglio di Stato. Gara bloccata, per la provincia ha vinto la CISA Appalti, in attesa del TAR è però la ricorrente ad avere il progetto migliore. Nel taglio basso, l'economia, carichieti, tempi più lunghi per la cessione della Good Bank, Popolare di Bari e Biper confermano che si potrebbe andare oltre il termine del 30 settembre. Per quanto riguarda Popolare di Bari c'è anche un interessamento per l'acquisto della nuova Carichieti. Poi non erano loro i finti finanzieri rapinatori, assolti per insufficienza di prove, due siciliani arrestati 8 mesi dopo il colpo e già nei guai ad Ascoli. 8 mesi di indagini, i siciliani erano già in carcere per altre rapine commesse tra Ascoli Piceno e Palermo. Palpeggiò l'ex moglie, arrestato un 72enne teramano, deve scontare 6 anni e 2 mesi per violenza sessuale e lesioni nei confronti della donna. Infestata dai pidocchi, sentiti i servizi sociali, 16enne abbandonata e malnutrita, i carabinieri in comune dopo aver sentito gli operatori della ASL. Massimo riserbo, al momento gli unici indagati nell'inchiesta della magistratura sono il padre e la madre della ragazzina. E poi sociale, amministratore di sostegno, oggi l'incontro al CSV di Teramo. Ritardi lungo il corso, il PD chiede i verbali da Alberto, inaccettabile attendere 2 mesi per una decisione sul colore, chi ha sbagliato paghi. I commercianti dopo l'esposto in procura e caccia al governatore D'Alfonso per un suo intervento sul cantiere del corso. Paghiamo tasse e tributi per questo schifo, i residenti della zona dell'anfiteatro si rivolgono a un legale e chiedono un incontro al sindaco Brucchi per quanto riguarda il degrado nel quartiere, vedete proprio
le fotografie che lo testimoniano. Adesso rapidamente andiamo in provincia. Per quanto riguarda le altre notizie, lavori per le strade da 1,3 milioni di euro, 7 interventi su altrettante arterie provinciali da parte dell'ente provinciale, dalla Val Vibrata alla Valfino. E poi Pietracamela e frazioni al buio per un guasto sulla linea elettrica. E ancora torna il salotto della calzatura per sostenere i territori colpiti dal sisma. Adesso passiamo allo sport e andiamo precisamente sulla pagina dell'Abruzzo Sport del centro. Ovviamente la partita dell'Adriatico di ieri sera, finita 0-0 tra Pescara e Torino, tiene banco, assalto a vuoto. Pescara spuntato, solo un pareggio, il Toro resiste in 9, i biancazzurri non sanno far male, granata le corde nel finale, un palo a testa per Memusciai e Belotti. Allora ci racconta la partita il servizio di Paolo Renzetti. Muro Torino all'Adriatico, dove i ragazzi di Sinisa Mihajlovic chiudono in 9 resistendo agli assalti confusi e disperati degli abruzzesi, che hanno anche rischiato di perdere, visto che l'occasione più ghiotta sul finire della gara è capitata sui piedi di Belotti, che ha colpito il palo interno. La sfida dell'Adriatico ha detto che il Torino è ancora lontano dalla migliore condizione, le tante defezioni non possono rappresentare un alibi. Il Pescara spuntato di Massimoddo, manca ancora la prima vittoria sul campo della stagione dopo quella a tavolino di Reggio Emilia, ma almeno interrompe la mini serie di sconfitte. In campo si affrontano due squadre con diverse assenze. Fra gli abruzzesi non ci sono Coda, Zuparic, Gomber e Baybeck. Lunga la lista di indisponibili. Nel Torino 11 annunciato, nel Delfino con Crescenzi, Aquilani e Fornasier dall'inizio. Fra i granata, sorpresa in attacco, c'è l'ex livornese Ramu. L'avvio di gara all'insegna del massimo equilibrio. La prima parata della serata la deve compiere Joart, che controlla senza affanni il tiro centrale di Biraghi. La gara stenta a decollare con le due formazioni che dimostrano soprattutto di temersi. Al 28esimo c'è una fiammata dei padroni di casa con Verre, che dai 30 metri con una sassata chiama la respinta il portiere del Toro. La squadra ospite appare timorosa e così è la formazione di Oddo a provarci con maggiore intensità e a rendersi insidiosa. Al 37esimo ancora con Verre, che prende la mira concludendo alto. Al 38esimo si vede il Torino con una conclusione a girare di Martinez e con la palla che termina di poco oltre la traversa. Un po' poco per l'11 granata, anche se nel finale di tempo accadono diverse cose. Al 42esimo su cross di Cristante, Arte per poco non combina la frittata, bloccando il pallone proprio sulla linea. Al 44esimo c'è la risposta ospite con Bizzarri, che salva quasi alla disperata su Boyer. Le emozioni non sono finite, perché al 45esimo Acqua, già ammonito, va a commettere un duro fallo su Caprari, rimediando il secondo giallo ed il rosso. Il Torino resta in 10 nell'unico minuto di recupero e Cristante a divorarsi il vantaggio abruzzese. Nella ripresa si ricomincia con i granata in 10 e con Benassi al posto di Aramu. La squadra di Oddo cerca di approfittare della superiorità numerica e manda in campo Zampano per Fornasier, con Biraghi che viene spostato al centro al fianco di Campagnaro. La gara però, come nel primo tempo, non decolla, anche se la formazione di Mihajlovic sembra più pimpante nonostante l'inferiorità numerica. Nel Pescara Oddo manda in campo la punta Manai e con Mihajlovic che risponde gettando nella mischia Belotti. Al 19esimo per i padroni di casa sembra fatta, ma sulla linea salva Zappacosta quasi alla disperata. Dopo una nuova fase equilibrata, la mezz'ora tocca a Memusciai impegnare con i piedi Art. Il finale di gara vede al 34esimo l'espulsione di Vives per un brutto fallo su Mitriza e poi al 35esimo la conclusione di Memusciai murata da Zappacosta. In doppia inferiorità numerica il Torino ha l'occasione però per passare in vantaggio con il palo interno di Belotti a 10 minuti dal termine. Poi al 45esimo Biraghi fallisce il più facile dei gol, tutto solo davanti ad Art, a dimostrazione che per il Pescara non è davvero serata. Il Torino in 9 può festeggiare. Il Messaggero titola: il Pescara resta a secco, i biancazzurri non sfondano, come abbiamo visto, solo un pari con il Torino in 9, assalti confusi alla porta di Art, nei minuti finali tanti brividi con i pali colpiti da Memusciai e Belotti. Questa la lettura del Messaggero. Bizzarri ok, davanti è mancata la precisione, Aquilani non al meglio, bene Cristante e Caprari, mentre per Caprari e Benagli è mancato il guizzo vincente. Andiamo a vedere invece sul centro le pagelle di Rocco Coletti. Davanti nessuno punge, poco incisivi Verri, Caprari e Manai, Campagnaro il migliore, quasi tutte sufficienze nel Pescara. Come detto, Campagnaro 6,5 è il migliore tra i biancazzurri, 5,5 per Verre, così come per
Gianluca Caprari e 5 per Manai, che è entrato al 17° del secondo tempo. Andiamo a vedere anche le riflessioni degli allenatori. Oddo: abbiamo dominato, Mihajlovic un punto d'oro. Il tecnico biancazzurro recrimina per l'occasione sciupata, ma non drammatizza. C'è stata anche un po' di sfortuna, prima o poi girerà anche a nostro favore. Allora andiamo ad ascoltare le impressioni dopo gara. Abbiamo preso tre pappine a Roma e siamo scesi in campo come le altre volte. Abbiamo preso un punto, ci prendiamo il punto e continuiamo per la nostra strada. Noi stiamo bene, spero anche voi. Lo so che è una buona occasione, però purtroppo questo è il calcio, bisogna saperlo accettare. Avremmo anche potuto perdere sul palo di Belotti, quindi bicchiere mezzo pieno, non esiste bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto, esiste la realtà, un punto in classifica e andiamo a 5 e tiriamo dritto per la nostra strada. Per come è arrivato, penso che è un ottimo punto per come è arrivato, vale quasi come una vittoria, anche se primo tempo non ero contento perché dovevamo far meglio, dovevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, tenere più la palla, poi abbiamo giocato tutto secondo tempo in 10, addirittura ultimi quarto d'ora in 9, con grande coraggio, dimostrando comunque di non voler perdere. Anche in 9 abbiamo preso un palo clamoroso, abbiamo sciupato di nuovo un contropiede facile, mancava sempre questo ultimo passaggio. Sappiamo che Pescara a casa si trasforma, gioca bene, ma penso che a fine risultato giusto. Ieri erano in 14.000 sugli spalti dell'Adriatico nonostante la pioggia, alla fine ci sono stati momenti di tensione tra i componenti delle panchine, in tribuna c'erano anche gli osservatori del Leeds. Campagnaro, il veterano, dice: siamo stati sfortunati ma abbiamo dato tutto, la squadra ha creato tante occasioni però sono mancate cattiveria e concretezza davanti. Andiamo a vedere adesso risultati, il quadro completo della giornata di campionato disputata ieri con l'aiuto della grafica. Quinta giornata con Atalanta-Palermo finita 0-1, Bologna-Sampdoria 2-0, Chievo-Sassuolo 2-1, Empoli-Inter 0-2, il pari tra Genoa e Napoli, poi la Juventus che rifila 4 gol al Cagliari in casa, il Milan che ha giocato l'anticipo martedì 2-0 contro la Lazio, Pescara-Torino 0-0, il Crotone che prende 4 gol a Roma contro la Roma con in campo Totti dal primo minuto e poi la partita di Udine fra Udinese e Fiorentina finita 2-2. Andiamo a vedere anche la classifica con la Juventus che torna in testa a 12 punti, segue il Napoli ad 11, la Roma e il Chievo assieme all'Inter a 10, poi il Milan e il Bologna a 9 punti, Genoa, Fiorentina, Lazio e Udinese a 7 punti, la Sampdoria a 6 punti con il Sassuolo, poi troviamo il Torino, il Pescara e il Palermo a 5 punti, Cagliari-Empoli a 4, Atalanta a 3, chiude il Crotone con un punto. Andiamo avanti adesso con lo sport e passiamo alla Lega Pro. Emergenza Teramo sulle colonne della città, centrocampo a pezzi, contro il Fano mancheranno Peterman, Di Paolo Antonio e anche Carraro che si è fatto male ieri pomeriggio. Arriva Sales, il difensore ex carrarese arriverà in biancorosso forse già oggi, terzino di fascia destra ma che all'occorrenza può essere adattato anche sul binario mancino, questo per quanto riguarda il Teramo. E poi il San Nicolò nel taglio basso anticipa sabato l'impegno di campionato con il Monticelli, si giocherà ad Ascoli Piceno. Rapidamente torniamo sul quotidiano Il Centro per andare a vedere anche l'Eccellenza, si è giocata la quarta giornata, Martin Sicura espugna San Salvo, Oresti al 90° trasforma il rigore che decide l'incontro, Cialdini il migliore in campo dei biancazzurri e poi tra le altre partite il Francavilla che cala il poker e per il Montorio è notte fonda.
In promozione decise le 12 regine di Coppa, i verdetti dei triangolari del primo turno con le squadre ammesse ai quarti, c'è il Torre Alex, Cinquina per Spoltore, Luco e Sulmonese Ofena. Il basket di A2 adesso, Proger convincente, Roseto rasceglie tra Amoroso e Crosariol, e poi l'Atletica, quattro squadre abruzzesi ai campionati di società assoluti, sabato e domenica ci saranno le finali. Questo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa che termina qui, grazie per averci seguito anche questa mattina, la nostra informazione torna alle 14, alle 19, alle 23 con il TG6, Mattino 6 invece tornerà domani puntuale alle ore 7, grazie ancora e buona giornata.